Io non so dove sono. Aspetta, non so cosa sto facendo qua. Cosa stiamo facendo? Dobbiamo andare dalla porta che c'è dalla manovella, solo Dobbiamo che andare la manovella. all'albero di Ifa Sì, all'albero di Ifa, esatto. sconfiggere Gardaland. Deve, Aspetta, eh. Gardaland. Però mi sa che per andare lì dobbiamo prendere questo ascensore che scende giù. Invece, in realtà, io devo prendermi le armi. Quindi, dobbiamo tornare nella Ascensore. stanza di salvataggio prima, quella che c'è dall'ascensore. Ti ricordi? Che avevano lasciato tutto lì. Qual Allora, no, devi stare calmo. No, te lo spiego io qual è il problema. è il problema? Noi non avevamo provato ad andare. Te lo dico io cosa stavamo facendo. Sì, Noi stavamo facendo stavamo provando ad andare a prendere la batteria, ma ci siamo che non accorti serve a un che la cazzo. batteria non serve a un cazzo. E quindi in realtà Esatto. non sappiamo cosa dobbiamo fare. Sì, c'è una porta che abbiamo messo una manopola che dobbiamo andarci. Sai che abbiamo Ah, messo vero? una valvola? Sì. Chi è che ce l'ha sta valvola? L'ho già messa? Forse l'hai già messa, Ed però è indietro. Allora torno su. è solo darmi quel problema lì che dà sti joystick, quindi devo venire di nuovo a cambiarlo. Ma stai dicendo? No, dico devo venire di nuovo in negozio a cambiare il joystick. Ma quanti cazzo di joystick devi cambiare di qua? E sai quel problema che dà. Ma Che di si muove da nuovo? solo la Ma di levetta. Di nuovo? nuovo, sì. Cioè, beh, Niente, sai che. sei devastante. Cosa ci fai questi joystick? Mi dico. No, no, è che. Sai che avevi detto tu che questi joystick qua potevano avere quel problema, Ma io lo so potevano che l'ho detto, avere però che succede una volta è un discorso, succede 25 volte. Ok, quel problema. io sono Però vado a davanti alla porta sta porta. con la valvola. Quando vuoi. Perfetto. Sì, ci sto andando adesso. Poi, Che sono tra arrivato. l'altro qua ci sarà un'altra stanza di salvataggio e noi abbiamo la roba tutta indietro, però vabbè, andata così. Ma mi sa che ci teniamo quella fino alla fine. Non lo so. Ora vediamo. Tanto se c'è la stanza di salvataggio. Pigro come Cristo, va bene. Stai entrando da sta porta qua. Niente, invece Billy ha deciso di non seguirmi. Aspetta, te la so. Billy. Billy. Sì, sto arrivando, sto arrivando. Ah, dentro quella porta delle manopole. Si deve entrare o Si no? chiude? Aspetta. C'ho Billy qua che si è fermato dall'ascensore, ha deciso che non doveva più seguirmi. Entra pure. Che ci sono degli stronzi zombie da ammazzare tranquillamente. Ce ne sono un po'. Ma questi sono strani però. Sì, però li butti con la pistola, mi pare. Ci Diversi. metti un po'. Ancora qualcuno? Ce n'è un po'. Oh Cristo, ma questi si rialzano subito, il problema è questo. Basta, raga. Rotti i coglioni. Dai, va. Zombie potenziati. Allora, Gina, mi devi dare un po' di... Esatto. Perché sennò qua... Qua però... figlio di Troia, lo Me l'ha sapevo. ammazzato a me! Cazzo! Per mettersi in attivo! No, ma Me l'ha raga, ammazzato so lui! attenzione, no, ma Cristo di un... Niente, tanto io sto ricarica, tu vai avanti tranquillo, io arrivo subito. E mi ha ammazzato! Perché lui l'ho messo su inattivo perché non voglio fargli sprecare i proiettili. Beh, questo è il risultato, così impari a fare il picciu. Perché? Allora, qua cosa succede? Dopo Avvisi, quella indossare porta lì, sempre... dopo che scende lì ci sono le rane. Io lì mi ricordo l'altra volta che ho detto no, raga, le rane no. Io invece voglio andare su sta scala qua. Che Si fa succede? andare? Sali a scala. Lui c'ha le scarpe nelle mani, c'ha. Che cazzo di rumore è? Allora, qua sento un altro zombie. Vieni, vieni. Gina, ti devi levare. Molto bene, qua abbiamo delle herbs. Lei è Ne sei nella piena? stanza di salvataggio, sei andato, sei andato. Cos'è che vuoi? No, Sei nella stanza di salvataggio, quella ho di. Sei salito una arrivato. scala, Beppe, t'ho Ah, sei detto. seduto sulla scala.
Esatto. Salito una scala, sono qua. Trovo un contenitore. Sembra di essere una sostanza chimica. Metterla nella. L'ho messa nell'apparecchio. Qua c'è un Cristo che si risveglierà come minimo, faccia di cazzo. Rapporto dell'investigatore, tra l'altro con una L sola, numero 2. Avremmo dovuto farla finita con questa faccenda molto tempo fa. All'inizio, chi avrebbe mai creduto che si sarebbe ricorsi alle armi in questo modo? Al briefing, nessuno ci ha parlato del pericolo rappresentato da queste creature. Immagino che sia stata una sorpresa anche per i Gran Capi. Quelle cose nascoste nella foresta hanno cominciato ad attaccare la gente. Tutto ciò è stato pianificato. Qualcuno deve aver deliberatamente propagato il virus, non c'è alcun dubbio. E le guardie, i nostri commilitoni, devono trovarsi ancora là fuori. Sia quel che sia, non è più un mio problema. Ora la mia unica preoccupazione è decidere se utilizzare l'ultima pallottola per uccidere io stesso. Per uccidere io stesso o un compagno. Raga, l'italiano. L'italiano qua. Questa è l'unica decisione che mi resta da prendere. E boh, praticamente mi inculo ancora queste due erbe. Visto che tanto qua uno è mezzo morto per un morso. Cerchiamo di andare a ste rane di merda, va. Vediamo un attimo che succede qua. Eh sì, è per forza. Finito, raga. Non ce ne sono tante, mi pare. Problema che giustamente io sono entrato in due, ma stiamo morendo tutti e due. Porco Dio. Allora. Queste sono una stanza di passaggio, presumibilmente. Entriamo pure nella stanza di salvataggio. Tanta roba, la musichetta. Pa pa pam. Plim plon. Pa pam. Plim plon. Vabbè, qua di cure ne abbiamo. Quindi tutto sommato. Qua sto Cristo morto. Sembra morto da parecchio tempo, direi giustamente. Pa pam, plin, plon. Pa pa pam. Allora, cerchiamo di capire, qua conviene curarci? O aspetto che siamo su attenzione peggiore? Io comunque lì quando ci arrivo una salvata la do, me ne sbatto il Esatto. cazzo. Allora, io facciamo così. Lascio ste cure qua un attimo. Tiro un salvataggio. E poi non ho capito, c'è una porta ancora in questa stanza qua? Se proseguo di qui? Esatto. Purification room. Vediamo un attimo che succede. E sto continuando ad andare in due invece che mandare avanti uno. Ad esplorare per scoprire. Devo scendere di qua? Lo prendo come un sì. Andiamo giù. Ci sono le sanguisughe, Beppe. Quindi o c'è un mic-mic. Ok, Oppure. sono di no. Tendenzialmente. Ormai. Di qua si può andare? No. Intanfori più niente impregna l'aria. Perché il sistema di purificazione è pazzesco. Dove siamo? Qua? Stabilimento rifiuti di nuovo. Ma queste stanze di passaggio sono così necessarie, ragazzi? Non capisco. Senza niente dentro, più che altro. Fermo. Chi è che fa papà? Allora, ho capito. Sono anche più veloci sti zombie, sono proprio bastardi. E Mamma mia, Nora, zombie. basta. Capito?
Questo è quello che succede. Ora esco da sta stanza e mi ricordo che è il cadetto. Molto bene. Così si fa, ragazzi. Due hitmen. Allora, qua c'è una minchiazza. E qua ci sono delle munizioni bestiali. Pigliale tu. Ah no, un foglio. Diario del direttore stabilimento per i rifiuti. Accidenti. Perché continuano a consegnarci ordinario materiale da scarto industriale? Questo è un istituto della Umbrella Corporations. Non siamo in grado di far fronte a tali quantità. E in più, continuano ad inviarci materiale contaminato che non possiamo trattare. Cosa diamine dobbiamo farcene? Alla fine pare che vogliano chiudere lo stabilimento. Non mi sorprende affatto, visto il modo in cui lo utilizzavano. Era una cosa che andava fatta, anche se è successo tutto all'improvviso. Fino ad ora nessuno se n'era interessato. Ad ogni modo, l'importante è che io mi levi dal cazzo. Le loro decisioni, andata così. Munitions. E qua? Terminale del sistema di trasporto. Quindi? Il pannello di controllo. La scheda madre è assente. Senza la scheda madre è andata così. Let's split up. Roger. Andiamo a vedere cosa c'è per di qua. Ok. Let's regroup. Ok. C'è una portina. Ecco. Ah, la scheda madre. Aspetta, beh. Sì, sì, sì. Stavo solo vedendo qua cos'è. Tu sei detto su poi sei andato giù con l'ascensore? Per forza, per tanto non lo devi fare. E levati, vedi. Porco de... Allora. Niente, praticamente qua c'è un problema sostanziale. Troppo pericoloso per salire. Mo? Salta! Di porco. Sì, sì, per forza. Lo so, lo so. Allora. Questo è un problema. Problema grave. Cazzo. E qua c'è un problema. C'è spuntato un Cristo. E io sono senza... Così sei spuntato anche tu dall'acqua un tizio, ma... Senza armi, non... Io per ora sono scappato via. Però non so come fare. Io ho paura che vada battuto, Ho paura sì, che vada sì, battuto. Battuto. Praticamente, nella stanza di salvataggio ben salvato... dobbiamo... tornare indietro a pigliare una Magnum. Allora... Però sai cosa? Va battuto... Perché noi dobbiamo maneggiare questi marchingegni che ci sono qua, perché sennò lui ti fa fare un cazzo. No, ma perché l'altro imbecille è rimasto sotto? Ma me lo sai spiegare perché l'altro coglione è rimasto sotto? Io no, però non so cosa sto facendo. Cioè, allora, perché lui lo devo ammazzare per forza, sì. Sai per me perché? Perché ti dice che non puoi interagire perché per adesso è troppo pericoloso. Quindi mi sa che lo devi spento, lo devi seccare per poi quella parte lì. Anche perché... Andando da quella porta dove c'è quel ponte sommerso, e intanto lì non puoi andare, quindi l'unico modo è ammazzarsi qui. Niente, sto tornando indietro. Tanto. Tanto guarda il lato positivo, ci siamo liberati la strada tornando indietro, quindi dobbiamo essere abbastanza. Questo perché? Perché non fanno un cazzone di.
Cioè, o adesso mi carico tutto, ma tanto come faccio? E me li porto in sta stanza. A sto punto faccio così, Eric, sai. Tanto siamo in due. Mi svuoto, tanto nemici non dovremmo incontrarne. Mi svuoto tutto l'inventario. E avrei 12 posti così. E da quella stanza mi prendo il più possibile, perché sennò. Che dici? Sembrano sempre di malvagia. Dico che mi hai rotto il cazzo, quando lo dico io non va bene, adesso le vuoi andare a prenderti le Eh sì, cose? perché. Eh Va. no, non è. Perché ho paura che poi ci allontaniamo troppo. E poi non abbiamo le armi grosse. Ma tu da dove cazzo arrivi? Oh Madonna. Meno male aveva liberato la strada, vaffanculo. Ma c'era ancora un Cristo? Allora, qua dove minchia devo andare? Di qua. Io praticamente torno indietro, poso il fucile, prendo il lanciagranate e Ah, cerco di. vai di lancia. Ah, Che devo fare? forse la magnum ha ragione, non tocchiamola. Ma allora non mi porto un cazzo, mi porto un cazzo. Va già bene che qua la magia dell'editing. Tanto Sì. mezz'ora è già andata, due passi abbiamo fatto. Porco di cazzo. Tutta colpa del che non c'è il cassone. Sta diventando una sofferenza far sto gioco, cazzo. Ma è tutto perché porca troia non ho voluto mettere sto cassone. Cioè uno ogni volta deve fare, per ogni uno cerca di non farlo perché perde del tempo, però effettivamente qua ogni volta che c'è cioè uno deve portarsi l'inventario dietro e poi lasciarlo di stessa istanza. Diventa scemo. Che cazzo. Ripeto, come dicevi tu l'altra volta, perché l'avevi detto tu, per me ho fatto così perché avevi il doppio degli spazi, ne avevi 12, Ma considerando che sei cazzo, in ma sei due. serio? Ma sei serio? No, vabbè. Se però sta succedendo così, tra un po' ricarico. Dimmi se ogni sua attenzione, no. Io fa. Però aspetta, io andando indietro non ho incontrato nessuno adesso, poi. Lui non ha incontrato nessuno, capito? Nessuno. Lui sta giocando a Resident Evil Zero Final Mix. Esatto, perché sto tornando indietro? Sono arrivato alla stanza, ma non ho incontrato nessuno. Poi, adesso magari sto parlando troppo presto, ma. Perché ce n'è di strada comunque da dove Ma perché tu ti siamo. sei fatto ammazzare e ricaricato, Luri da faccia di cazzo, per quello? Ah! Hai capito, fa il figo, ha incontrato nessuno io. Porca madonna. La verità, sai qual è? Che se per Vabbè. caso muoio, ricarico da più indietro e mi sposto tutta la roba. Perché loro l'hanno fatta apposta. Loro sanno che tu ti lasci la roba indietro. E nel momento in cui, per sbaglio, hai la roba indietro, vedi questo e scappi, senza morire, dici ok, vado a prendermi la roba, torni indietro ed è di nuovo pieno di stronzi per la strada. Fanno apposta. Quindi se io per caso adesso muoio contro quello o mi piglio troppi schiaffi, ricarico da più indietro, mi porto tutta la roba. No! Cazzo, me l'ero dimenticato. Allora, fermo. Eh no, raga, cazzo, però se siete così vicini è un problema. Criste. Porco di. Guarda che proprio di fa maledetto. Ancora. Ma basta. Raga, e adesso almeno sono ancora su ok. Però Cristo. 27 caricatori per due cristiani, Raga, ma minchia. basta. E tu dici, vabbè, scappo, se n'è andata in un'altra parte. No, lui ti aspetta lì, giustamente. Dai, raga, vieni qua. Ti
Vieni qua, dove sei? Sì, eh? Vieni qua. Orco di... Fammi passare, per favore. Permesso. Aia. Permesso. Taranana. Però teste e animazioni della minchia, quanto mai scassato il cazzo. Allora, fermo, fermo. Dai, Gino, devi morire. La verità è questa. E no, l'ho sprecato. Ho sprecato il colpo. Alzati. No, eh. Niente. Lui c'ha i frame di invincibilità, capito? Perché è andata così. E per forza. E per forza. Per forza. Per forza. Allora. E per forza. E io ti spammo le granate. Oh. Allora. Però ho finito le granate. Conviene? Conviene? Ehi, l'hai seccato? L'ho seccato, però 12 granate. 12? Ma sai cos'è? Perché lui è invincibile, capito? Se lui inizia un piccolo frame di movimento, lui è invincibile. E quindi, fai così. Ascolta me. Ci riprovo un attimo, ricarico, ci riprovo senza sprecare tutti sti colpi, perché porca madonna. Avanti, indietro, uno spaccamento di coglione. Madonna, che cazzo è? Gamabunta gli fa. Così che... Allora, che questo sia da lezione a tutti quanti, perché nulla, nulla è impossibile se bestemmi abbastanza. Esatto, questo è un insegnamento... Che sia di lezione a chiunque, a tutti quelli che guardano. Detto ciò, tu mi dirai, vabbè, quante ne hai risparmiate di granate? Quante? Ne risparmiate tre. Cioè, quindi alla fine, comunque, è giusto ammazzarlo con 12 meno 3, 9. Sì, sì, il più o meno perché, sono tutti i colpi sono andati a segno, tutti. Non ne ho sprecato neanche uno, che era il mio obiettivo. E ho avanzato 3 granate, tendenzialmente. Quindi, right now, Nana, io torno su. Poso il lanciagranate. Presumibilmente. Sì. E poi, niente, andiamo in questa nuova area. Vediamo un attimino che succede. E fatto questo, andiamo a proseguire. Speriamo non esca fuori Gamma Bunta. Cazzo. Ma ha anche tirato una sberla. Quanto ci dai che ora sono su attenzione? Eh no, raga. Esci. Esci perché mi avete rotto il cazzo.